Blandi, Heart of Glass, qui a Parole in Libertà su Radio No Frontiere in questo 24 marzo 2016, 17ª puntata che riapriamo dopo questo musica pezzo musicale con Ciro Caipa di Napoli Calcio News. Ciao Ciro, ben ritrovato con noi. Ti Ciao ragazzi, buonasera a saluta tutti. anche il buon Luca qui Ciao Ciro. al nostro fianco. Salutone a Luca e Federico. Grazie. Grazie. Perfetto, alla grande. Ok, mentre beh, allora ci stiamo dando un attimo una sistemata. Allora, parti tu, Federico, con la Sì, in prima effetti domanda. ci siamo già sentiti con Ciro e gli avevo chiesto di darci una sua impressione perché a me interessa anche la parte musicale. Quindi Certamente. qualcuno di noi, sempre della nostra redazione, il buon Ciro è il nostro ospite Era di inviato, ecco, Sottoporta di. Show. Io ho chiesto un incontro telefonico. È stato di parole, quindi chiedo un attimino le emozioni per quanto riguarda questo concerto che si è tenuto all'Agusteo di Martedì. Daniele Silvestri. Dici la tua? Sì, assolutamente. Allora, che dirvi ragazzi, è stato un concerto straordinario, veramente da tutti i punti di vista, non solo da quello musicale, che poi chiaramente è l'argomento principale, il fulcro, no, della serata, la musica, che comunque è sempre in primo piano, però è stato un evento, un vero e proprio spettacolo, qualcosa di incredibile e devo dire insomma che il buon Daniele Silvestri si è letteralmente superato. Io ho avuto, diciamo, il piacere di vederlo dal vivo per la prima volta, però anche leggendo alcuni commenti, forum di tanti fan che lo seguono da più di 20 anni, hanno comunque evidenziato la grandezza di questo, di questa acrobasi in tour che comunque sta facendo deliziare tutti gli amanti della buona musica in praticamente in tutto lo Spitaletto, no? In tutta Italia. Quindi date che stanno andando praticamente sold out ogni giorno e la sensazione insomma che probabilmente ci saranno anche delle repliche, perché comunque è già stato annunciato proprio ieri, tra l'altro, un tour estivo dello stesso Ah, spettacolo bene. con le primissime date già annunciate. Quindi insomma sicuramente ne vedremo delle belle e martedì veramente è stato un concerto straordinario per i presenti, per i 1420 presenti, Ah, perché è stato caspita. sold out completo, quindi la Teatro Agusteo può contenere 1420 persone ed è stata, secondo me, qualcuno in più c'era anche, perché poi alla Addirittura fine qualche infiltrato, così. sì, qualche infiltrato secondo me c'era, secondo me Mi hanno sì, beccato 500 ci subito. sono arrivati. Luca Sì, dice che l'hanno beccato, c'era anche lui. Tra gli infiltrati, non so se hai visto, quello vestito da vigile del fuoco, uno era Luca. Ah, ecco, è vero, c'erano due vigili del fuoco che avevano notato, infatti, quindi Sì. ok, perfetto. Era lui vestito, però c'aveva la scritta sottoporta, l'hanno coperto, se no poi lo arrestavano. Poi me lo sono tolto e sono gli smoking. Di questi tempi travestirsi poi non è proprio una grande cosa, soprattutto a Quindi Bruxelles. volevo chiedere a Ciro, insomma, quindi se mi è sembrato di capire, d'altronde Silvestri è un cantante che io seguo molto, mi piace molto. E non solo Volevo, a te, chiaramente, a tanta chiaramente gente. ha una sua fascia di ascolto musicale molto interessante, volevo chiedere a Ciro la sua personale opinione su questa moda che si sta diffondendo oggi, cioè dei concerti godibili in teatro rispetto a quelli nelle aree aperte tipo stadio. Volevo sapere quanto secondo te il Daniele Silvestri ha reso in rapporto ad avere un audience teatrale rispetto a un audience, diciamo, all'aperto, quindi allo stadio, e se secondo Ciro questa prospettica idea di fare concerti teatrali ha secondo lui un motivo di seguito in più rispetto ai concerti fatti all'aperto. Federico, ti rispondo subito, i concerti teatrali assumono già di per sé un fascino diverso, secondo me, perché comunque il teatro ti permette di goderti lo spettacolo in maniera differente. I spazi all'aperto comunque ti offrono, secondo me, un tipo di musica, un tipo di sound differente. Poi ci sono alcuni artisti, chiaramente, soprattutto cantautori, che secondo me hanno proprio l'esigenza di doversi esibire a teatro, perché il teatro ti offre un'altra prospettiva, un'altra visione, un altro tipo di musica, appunto, con delle melodie e dei sound completamente differenti. Basti pensare che Daniele Silvestri, in questo tour, svolge questo tour con ben 8 musicisti, quindi insomma un numero importante. Ognuno suona il suo strumento, alcuni strumenti veramente mai visti in vita mia, quindi delle cose incredibili, e soprattutto svolge, appunto, esibirsi in te a teatro. Secondo me ti dà anche una visione di interesse proprio del lavoro che tu stai
ascoltando, perché fare un album e poi suonarlo live a teatro, secondo me, assume veramente un fascino differente, soprattutto, ripeto, per quelli che poi sono dei cantautori, quali appunto Daniele Silvestri, che ormai sappiamo in attività da tantissimi anni, però secondo me si è veramente superato questa volta, perché questo è l'album più live che lui ha registrato, quindi quello che ha l'esigenza di doversi esprimere più di tutti in appunto davanti alle persone, quindi secondo me il teatro, ecco, è la location ideale, e io ascolterei sempre dei concerti a teatro, li ritengo il teatro assolutamente il luogo ideale, il posto migliore per ascoltare la musica. Non me ne voglio di palazzetti, stadi in assoluto, che comunque hanno il loro fascino, hanno forse una capienza maggiore sicuramente per accogliere diverse persone, però il teatro è veramente affascinante e ti lascia sempre quella sensazione anche romantica, vero. È una sensazione secondo me fantastica. Dopo un concerto ci sentiamo tutti secondo me delle persone migliori, ecco, dopo un concerto a teatro, e questa è la cosa più bella. Esattamente, poi fra l'altro il teatro ha un'acustica sicuramente migliore rispetto ad alcuni palazzetti d'Italia che sono anche abbastanza impresentabili. Devo dire che rispetto agli ultimi concerti ai quali ho assistito alla Custeo è anche migliorata l'acustica, quindi credo possa essere una buona notizia anche in prospettiva a concerti futuri, nel senso che se non erro oggi poi fra l'altro c'è anche ancora Franco Battiato, quindi ecco, a maggior ragione. Sì, replicherà il concerto che c'è stato già ieri ad Amusteo con Alice, quindi insomma ieri c'è stato il sold out, credo che stasera non sia stato raggiunto il sold out, ma credo per pochissime, credo di no. Per pochissime decine di biglietti, però poi insomma alla fine stiamo parlando di un altro grandissimo artista, sicuramente sì, che appunto ha dovuto fissare il concerto. Benissimo, allora volevo chiedere, approfittando che Ciro Gaipa essenzialmente comunque è un uomo che lavora nel campo, c'ho anche una curiosità per buon Ciro, dello sport, e volevo un attimino da lui un parere su sport e l'influenza di questo clima di guerriglia nell'ambito dello sport. E se non ero, poi stasera c'è anche una partita, vero Ciro? Sì, stasera ci sono diversi amichevoli internazionali, ma soprattutto giocherà la nazionale di Antonio Conte, che affronterà proprio un match amichevole della Spagna. Sono state prese delle misure di sicurezza molto importanti, ci saranno più di 300 agenti questa sera all'esterno dell'ex stadio Friuli, oggi Dacia Arena. Le nazionali sono blindate in albergo e addirittura sono stati fatti dei controlli in tutte le stanze degli alberghi dove alloggiano le due nazionali, e sono state controllate tutte le persone che alloggiano appunto in questi alberghi, questo per farci capire quanto ci sia un'allerta veramente di sicurezza molto molto alta dopo i fatti di Bruxelles. Ripeto, questi eventi purtroppo dopo quello di novembre accaduto a Parigi hanno letteralmente sconvolto tutto il mondo, non solo occidentale, ma tutto il mondo che chiaramente è contro le guerre, contro questo cancro che è l'ISIS, perché noi possiamo solo definirlo come tale, e sono state prese chiaramente delle misure di sicurezza molto molto importanti, anche perché le partite di questa sera e quelle che si disputano nei prossimi giorni inizialmente dovevano essere annullate, poi però chiaramente the show must go on, bisogna andare avanti, fermarsi non è mai secondo me la soluzione migliore, forse il segnale più importante è andare avanti e cercare di appunto offrire uno spettacolo, perché poi il calcio è uno spettacolo e serve anche per distrarre tante persone. Noi ricordiamo nonostante tutto. No, studente, poi noi ricordiamo quello che accadde proprio a Parigi in occasione proprio della partita della Francia, nazionale francese, in cui un uomo stava cercando proprio di farsi esplodere all'interno dello stadio e fortunatamente non ci riuscì, però insomma io credo che fermarsi poi sia la più grande sconfitta, quindi è giusto andare avanti, è giusto anche che la nazionale tenga giochi, anche se in un altro a campo invertito, fra l'altro. Esatto, non dove era inizialmente programmata la partita, ed è giusto dare un segnale di speranza e di forza, e il calcio può anche essere questo, come noi lo sappiamo bene perché lo viviamo ogni giorno. Verissimo. È stato come sempre certosino nella sua descrizione, ringraziamo Ciro Gaipa
per questo suo intervento che diciamo sempre esaustivo e di grande intensità come il suo essere e sa certamente fare. Luca, se c'hai una curiosità in extremis da porre al buon Ciro, beh, lui ce l'abbiamo via telefono. Daniele Silvestri, l'hai mai visto? Ho anche qualche domanda calcistica, ecco, sulla gara di stasera, ecco. Ti rispondo. Non mi manda da mangiare qualcosa insieme a questo nessuno. Ecco. Non la conosco proprio. È agghiacciante questa cosa. No, vabbè, Ciro, allora no, te la faccio io un'ultimissima domanda, riguarda ancora il concerto. Beh, tu fra l'altro hai fatto due foto abbastanza come posso dire, emblematiche della serata. È un Daniele Silvestri che a fine concerto sembrava versione Bruce Springsteen con la chitarra ben in vista, e fra l'altro poi hai avuto modo di avere, se non erro, in tuo possesso anche la scaletta, ecco, della serata, ecco, se non erro, tramite un tuo amico. Ma in estrema sintesi, qual è la cosa che ti è piaciuta in assoluto, pezzi compresi ovviamente? Guarda, allora, noi consideriamo che il concerto è durato 3 ore, perché è iniziato alle 10 ed è terminato verso mezzanotte o 4, per un totale di 30 pezzi. Insomma, ti lascio immaginare il livello poi anche di fatica che sicuramente ha impiegato Daniele nel fare questo concerto. Considera che lui è in giro praticamente tutti i giorni, in ogni parte d'Italia, a fare questo, quindi sicuramente ci vuole una grande forza. Sicuramente. Comunque stiamo parlando di una persona 48 anni, cioè non è più un ragazzino, quindi insomma sicuramente ci vuole una grande forza per affrontare determinati cicli come Bruce Springsteen. Beh, sicuramente Bruce Springsteen sarà una star internazionale, sicuro, che ha calcato palchi importantissimi e ancora oggi riesce ad emozionare per tante ore. Però Daniele Silvestri, nel suo piccolo, se vogliamo fare un paragone, sicuramente potrebbe essere definito una delle più grandi star della musica italiana, almeno in questo momento, perché chiaramente col nuovo album è riuscito a tirare fuori il meglio di sé. Cosa mi è piaciuto di più? Ma mi è piaciuto soprattutto come ha interpretato questo album, che non era, secondo me, facilmente interpretabile su tanti punti di vista, perché ha scritto delle canzoni con dei testi molto articolati. Infatti stesso lui durante il concerto diceva: mi sono pentito di aver scritto alcune canzoni, perché poi ricordarsene tutte dal vivo non è veramente affatto facile. Vabbè, assolutamente. Fatti ascoltare il suo primo titolo, Quali Alibi, che praticamente ti casti da solo ascoltando il ritornello. Assolutamente. Sì, assolutamente. Che ascoltammo poi, fra l'altro, qui in radio, quindi insomma, davvero un bel pezzo. È un grandissimo pezzo, ma ce ne sono tanti. Io reputo, ad esempio, proprio Acrobati, che dal titolo all'album, una delle canzoni in assoluto più belle mai scritte nella sua carriera, perché veramente ha un testo stratosferico. La mia casa, un altro pezzone. C'è la canzone scritta con Caparezza, La guerra del sale. Ah, fantastico. È un'altra canzone meravigliosa, tra l'altro, interpretazione fantastica con Caparezza in video che appunto cantava la sua parte, in un video registrato pochissimi giorni fa, tra l'altro. E quindi ripeto, quello che mi è piaciuto di più è stato l'interpretazione di questo album dal vivo, che non era assolutamente facile. Assolutamente. E poi i musicisti straordinari, gli 8 musicisti che hanno suonato con lui, straordinari sotto tutti i punti di vista, veramente sono stati anche loro che hanno reso possibile questo grande spettacolo. Onore e merito a Daniele, che si è costruito una grande carriera anche con loro in questi anni. Per onore soprattutto a questi musicisti, perché veramente che abbiamo vissuto noi presenti all'Augusteo un grandissimo concerto che ci ha emozionato all'inizio alla fine, e anche e soprattutto, secondo me, merito loro e di loro strumenti. Quindi veramente complimenti a Daniele Silvestri, e speriamo magari di vederlo dal vivo al più presto nuovamente. Certo, assolutamente. Ciro, noi ti ringraziamo, ci ritroviamo settimana prossima, perché sotto Porta Show si prende una settimana di pausa, e appunto ci ritroviamo il primo d'aprile, però non è un pesce d'aprile, ma è tutto vero. Esattamente, ci ritroviamo settimana prossima con il sottoscritto, con il buon Federico, e anche in compagnia tua. Da parte mia io ti ringrazio, ti saluto, e chiaramente ti faccio salutare anche da Federico e Luca. Un abbraccione da parte mia, Ciro, e ringraziamenti per la tua prova audio di questo commento. Ciao Ciro, buona serata. Grazie ragazzi, vi saluto, vi continuo a seguire, e sempre forza Radio No Frontiere e Parole di Libertà, a presto. Certo, e aggiungo io, anche sotto Porta Show. Grazie Ciro, a presto, alla prossima. E ciao, grazie. Ciao. Ciao Ciro. Ciao.